Regione Abruzzo ancora immobile sull'adeguamento della sala polifunzionale di Via Comi a Teramo. A sollecitare gli uffici aquilani e il capogruppo di Abruzzo Insieme, Giovanni Cavallari, che torna a denunciare tutti i ritardi della Giunta Marsilio. Sì, la sala polifunzionale è da oltre un anno che è chiusa per un'attività di restyling che hanno fatto e che poi ha visto l'ente proprietario di quella struttura, cioè la regione, non richiedere il rinnovo del certificato di prevenzione incendi. È uno spazio importante per la cultura teramana che deve essere immediatamente restituito alla città, alla provincia, a tutta la collettività provinciale teramana, anche in un momento in cui dove gli spazi sono oggetto di lavori importanti da parte del Ma manca PNRR. un rinnovo, cosa manca Di tecnicamente? fatto manca il rinnovo del certificato di prevenzione incendi, che è uno degli elementi essenziali perché poi la sala possa essere utilizzata. In questi giorni, dopo varie interlocuzioni che ho avuto con gli assessori regionali, mi hanno garantito che partiranno immediatamente i lavori e che entro settembre probabilmente sarà restituita alla collettività, in modo tale anche da poterla utilizzare per il premio di Venanzo, che è uno degli appuntamenti più importanti della stagione autunnale della nostra città.